Benvenuti o bentornati al quinta puntata del Bel Playa Podcast con Margo Vasoi e il nostro judge Alessandro Riva, judge di livello 2. Eccolo qua. Ma per cominciare, perché siamo vestiti così? Non ho capito. Allora aspetta, lo dico io. Allora, non vado da tagliarmi i capelli da tipo 5 anni e mezzo, allora avevo un po' i capelli così, ho detto ciao, allora tengo su un cappello, non faccio vedere che sono trasandato. E poi, per farmi compagnia, l'ha messo anche lui. Io non ce l'avevo il cappello. Cioè, da 5 anni e mezzo, il Covid c'era 5 anni e mezzo. E non è di casa. Perché in realtà non si lava neanche da 5 anni. Ah! No, ma io sto chiuso in casa. A parte queste chiacchiere da bar. Chi sei? Perché judge? Forza, prima domanda, subito. Bene, subito così. Allora, sono Alessandro Riva, L2 dalla provincia di Como. Sono arbitro dal 2012, mi sembra, sì, giugno 2012. Porca miseria. Ho fatto l'esame, adesso mi viene in mente, al DEFCON 1. Qualcuno se lo ricorda? È in provincia di Varese. Ma io so solo che c'è DEFCON 2.0. Esatto, anch'io so che c'è. No. Prima c'era un DEFCON 1 che... Vabbè, ho fatto lì l'esame. Però ci sta che ci sia un 1 prima del 2, effettivamente. Poteva stare anche uno e mezzo. Però... non te lo sei mai chiesto perché era un 2. Vabbè. E quindi hai fatto l'esame lì e poi? Ho fatto l'esame lì, ho cominciato ad arbitrare i miei torneini piccoli, locali, da poche persone. Una volta c'erano i GP Trial che erano super gettonati, erano belli, dei bei tornei RL Regular, dove un arbitro livello 1 nuovo poteva fare pratica da subito, perché appunto non c'era richiesto un livello 2 come per esempio poi successivamente per i pre-PTQ. E diciamo che ho fatto un po' di gavetta lì con questi GP Trial, poi tornei locali, non so se vi ricordate Bubbo quando facevo i tornei in Uguzzone, comunque altri piccoli eventi o grossi come per esempio Lovino. E niente, poi nel 2015 sono nati i pre-PTQ, quindi lì necessitavano un livello 2 e allora ho detto, vabbè, allora facciamo l'esame, diventa il livello 2. Prima non mi serviva semplicemente perché da nessuna parte era richiesto un livello 2 se non i GP. I GP non ero intenzionato a farli perché sono sempre stato scarso in inglese. E quindi ho detto, meglio che me ne sto nel mio paesello, nel mio... E poi perché non hai fatto GP? Perché non avevi ancora conosciuto? Margo Vasoi. Ah, tutto attorno. GP Planner, sono io. Niente, 2015 ho iniziato a fare sti pre-PTQ e ne ho fatti parecchi, ne ho fatti un bel po'. Quanti? 138 in 3 anni. Beh, onesto. Son tantini. Oserei, weekend non c'avevi nient'altro da fare, quindi... Esatto. Anche perché a 137 c'ero io con te, zio, tutti a farli. L'amorosa al weekend lavorava, quindi io ero libero di poter arbitrare. Ma quindi è un record quello qua? Ma italiano, dovrebbe almeno essere il record mondiale di vabbè, esagerato. Nessuno mi ha ancora smentito su questo, quindi... Ah, ma... Quindi sei uno di quelli importanti come judge, sì. Cioè Riccardo Mondiale. Sono il judge più famoso di Cadorago. Pazzesco, Cadorago, raga, cittadina famosissima. Sapete quanti abitanti c'ha? All'incirca 3.000. 3-4K. E c'è un solo judge, incredibile. Quindi è il numero uno, perché è l'unico. Come direbbe Gerry Scotti, uno dei borghi più belli d'Italia. Mamma mia, bella città Cadorago. Quindi, vabbè, cosa ti ha portato a diventare un giudice? Ma non ricordo, ad essere sincero, mi ricordo solo che ero ad un Carmageddon, non so se era 2011 o 2012 o inizio 2012, no, faceva caldo, era credo 2011, quindi l'anno prima di poi diventare effettivamente judge. Avevo parlato con un altro arbitro perché appunto ero interessato a questa figura di judge che sapeva tutto eccetera eccetera, ho detto ciao, vediamo come si può diventare judge. Tra l'altro ai tempi non avevo la minima idea delle foil che davano, perché prima le davano con più frequenza. Ah. Non avevo la minima idea delle foil, quindi ero
proprio interessato dal punto di vista che figata, deve essere una cosa bella far sapere tutte le regole, gestire un torneo, eccetera, rispondere alle domande difficili, cercare di gestire delle situazioni, calmare, gestire dei giocatori agitati, arrabbiati, eccetera, no? Allora avevo fatto delle domande a un XL2 del tempo e niente, mi ha detto dove prepararmi, come studiare, di qua di là, poi è stato bravissimo, mi ha sempre seguito, facevamo delle serate in Uguzzone con altri arbitri, che adesso, ora che ci penso, mi sa che di quelle persone là... Empio! Nessuno, no, non c'era ancora, non c'era ancora. Empio la marca numero uno. Mi sa che di quelle persone là nessuno ha più continuato. È rimasto livello 1 e poi c'è chi ha abbandonato e non ha, perché poi ogni anno devi rinnovare, diciamo. Livello, quindi. Però quindi la tua è stata una vocazione genuina, perché adesso un po' alcuni, non dico tanto, però vabbè, le foil che vi danno non sono brutte, eh? No, è verissimo. Valgono dei soldini, tendenzialmente. Ma guarda, sinceramente, l'80% delle persone che mi chiedono come si diventa arbitro, il fine è per le foil, perché appena cominci col fare qualche domanda, con dargli il link di un test che deve fare, così vede un attimo la difficoltà, vasoi, ne sa qualcosa. dice sì, vabbè, ok, me le compro, faccio prima. Beh, cavolo, ma è difficile per davvero, eh? Ci sono domande ostiate. Ma no, vabbè, ma bisogna chiaramente studiare, cioè, se non certo. Non leggi, ovvio che può risultare difficile. Come mai? Comunque, perché questo passaggio da... Prima eri un giocatore, giusto? Allora, prima giochicchiavo, nel senso... Per esempio, il mio primo GP da giocatore l'ho fatto nel... Forse ero appena diventato arbitro. Era a Ghent e l'ho fatto solo perché avevo vinto un GP trial, che stranamente non stavo arbitrando. E ho giocato sto GP trial, era Legacy, era l'unico formato che giocavo ai tempi. E c'avevi pure i soldi, oh. Ma una volta non stava... Ah, è vero. Una volta, tipo, le mie Tropical 100 euro al set le avevo pagate, una roba del genere. Ma cosa stanno adesso, scusa, giusto per far sapere gli ascoltatori? Credo 250-300 l'una. Ma ce li hai a casa? Dove? Che passo un attimo a casa tua a fare un salto dopo, se non ti scoccio. No, sono in banca, chiuse dentro. No, comunque niente, ho fatto sto mio primo GP perché appunto avevo vinto sto GP trial, ai tempi pagavano il volo e l'albergo, mi sembra, o solo il volo, non mi ricordo, comunque ti davano un incentivo, un motivo per andare a giocarlo e ti davano 3 bye questi GP trial. Vabbè. Quindi cioè, bella storia, adesso poi sono passati mi sembra a 2, poi non li hanno adesso più. Adesso mi dai. Sa che non, l'ultimo dicevano che non davano proprio a nessuno. Neanche i pro. Neanche i pro. No, vabbè, già sei tu. Vabbè, ma mica li do io. Vai. No, scherzo. Così dai. I pro fanno 2-3 turni in più come facciamo noi. Come comuni mortali. Scarsi. Vabbè, niente, poi ho fatto questa esperienza, questo è stato il mio primo GP e lì ho visto un attimo il mondo dei GP appunto. E quando facevo le mie esperienze nei piccoli tornei così, ho sempre... lasciato perdere i GP appunto per la lingua inglese, che ai tempi, cioè non che ora io sia bravo, ma vabbè, tempi ero proprio scarsissimo. Vabbè, quindi... magari sei migliorato anche facendo il judge, no? Sicuramente mi è stato un grande aiuto questo, sicuramente, però vabbè, ovviamente sì, migliora sempre, io ne ho, ho veramente tanto da migliorare nel mio inglese, però perlomeno... riesco, finché si parla di terminologia di Magic, così devi rispondere a un giocatore, alla fine sono termini che già usiamo anche in italiano, trigger, quelle cose lì, cioè... Cose. Vabbè, combat, resp, end of turn, e OT. E poi a parlare con Vasoi si impara in fretta inglese. Vasoi parla pure francese. Pazzesco, raga. Però non so il cinese, Claudio, solo quello mi manca. Tanto oltre che il russo, il tedesco, prova. I GP in Cina quindi... non so manco se li fanno, quindi vai, quindi? Meno male. Quindi diciamo che comunque tipo fare il judge ti ha dato
comunque soddisfazioni, però ti insegna anche tanto, tipo, non so, dopo un po' comunque inizi a fare di GP anche, oltre il primo Grant, ne hai fatti altri. Ma aspetta che mi sa che c'è una persona importante che ti cerca. Ti stanno cercando. Nel cabaia, ragazzi. Di brutto. Si è accorto ora del mio cappello e c'ha una paura fottuta. Toglilo. Mi piaceva il cappello. E vabbè, toglilo, dai. Quindi, diciamo tipo che comunque viaggiare come judge ti ha migliorato comunque l'inglese. Almeno un po'. Sì. E poi sono tante città nuove, suppongo, no? Oltre che hai fatto amicizie, conoscenze, bla bla. Assolutamente, cioè, ho provato la prima esperienza di judge ad un GP, al GP Firenze 2015. Sì. E tra l'altro per puro caso, perché doveva andarci un altro arbitro italiano, all'ultimo è capitato un imprevisto, non poteva, non mi ricordo bene la motivazione, ma era una motivazione seria e sensata, e mi avevano proposto appunto all'ultimo di andare a questo mio primo GP. Ero un po' titubante perché appunto, cioè, bisogna parlare inglese, è un evento gigantesco, famosissimo, tante persone. Alla fine ho detto, ma sì, dai, siamo anche in Italia, andiamo, provo questa esperienza, vediamo un po' com'è. E... ah beh, certo. Ricordo... Dimmi. No, ricordo solo che tipo il day 1, il primo giorno che ho iniziato, mi avevano messo a dividere le terre, ho detto, beh, perfetto. E mi hanno messo al lavoro degli scatti. Passerò al GP a dividere le terre. Invece no, perché alla fine poi ho scoperto che quello di dividere le terre in quel momento era semplicemente un'urgenza, perché c'era, credo, più gente del previsto. Comunque servivano proprio delle braccia in più per dividere. Ah, non te l'hanno venduto come operazione fondamentale per la riuscita del torneo. Anche a te, la divisione delle terre, abbiamo fatto il GP. Le terre base sono importanti, cioè se voi andate alla Land Station e non trovate le terre, è un problema. Anche l'organizzatore ci fa un po' una figura. E lì sappiamo chi è stato a sistemarle. Pazzesco. Esatto. Non ti hanno già divise le terre base, sti maledetti, nei pacchettini. Ah no, sì, sono nei pacchettini, ma i pacchettini sono tutti miste. Ah! Quindi aprire il pacchettino, dividere e buttarle nei cesti delle terre. Ti pongo un altro quesito invece che è interessante. Per fare l'arbitro a un GP, cosa bisogna fare? Sono richieste e basta? Allora, adesso, prima o quando? In che periodo storico? Pre-Covid, dai. Pre-Covid, quindi l'anno scorso, okay. inizio gennaio, febbraio, l'anno scorso. Allora, le applicazioni sono aperte a tutti, nel senso che chiunque può applicare per proporsi come arbitro per quell'evento. Chiaramente più è alto il livello e più viene richiesto, cioè un livello 3 ovviamente, adesso sono solo livello 1, 2, 3, prima c'era fino al 5, non so se sapevate del cambiamento, sì, che ormai sì. Sono stati decenni, cioè, decenni no, ma... Più o meno. Quindi chiaramente un livello 3 probabilmente è più ben visto, oltre che ben conosciuto. Ciao Leo! E quindi cosa cambia tra sti livelli qua? Dai, cos'è? Uno... Poi livello 2, poi livello 1. I livelli 1 di solito si prendono se magari testano a quel GP per il livello 2 o se fanno... No, ma nel senso, cosa cambia tra livello 1, 2 e 3? A parte probabilmente i benefit, però cioè proprio come ruolo in sé, cos'è? L'uno sa le regole un po'. Cambiano definizione dei livelli, non dico ogni anno, ma più o meno, nel senso. Più o meno cosa fanno? Allora, il livello 1 dovrebbe essere il judge da negozio. Ok, ok. Vai nel negozio del paese, del tuo paese, c'è un piccolo evento come potevano essere i GP3 una volta o eventi che ne so. Anche le pre-release, per esempio, per dire, no, anche, troppo piccolo. Anche. E niente, livello 1 dovrebbe essere quell'arbitro che è riferimento per la comunità di gioco del posto e risponde alle domande dei giocatori, fa queste cose qua. Il livello 2
dovrebbe essere più improntato a fare GP, a fare tornei più grossi, più importanti a livello competitive. Ecco, una precisazione, il livello 1 non è tenuto a sapere le IPG, che sono le penalità. Cosa sono, Cire? No, non ve lo chiedo, ti prego, non ho studiato. Sono le penalità che si applicano praticamente ad un torneo competitivo. Ah, quindi mettiamo già le mani avanti per quelli che magari dici un judge livello 1 che magari ha... Ah beh, un judge livello 1 non è tenuto a saperle perché nel suo piccolo, diciamo... Che, non è tenuto a farle, quelle robe lì. Non è tenuto a farlo perché appunto i torneini che arbitra stanno quasi sempre a livello amatoriale, cioè a rel regular. Certo, quindi... certo. E invece il 3? Cos'è, il super boss? Il 3 invece ha, vabbè, molte più responsabilità perché generalmente ai GP è un team leader. Team leader vuol dire che è... a capo di un team che deve coordinare molto bene, quindi serve tanta esperienza, tanti GP. Certo, certo. Figo. E deve coordinare al meglio il suo team perché ovviamente ogni team in un GP con team paper, team online. Team vabbè, vari team, dai, non è che devi dirli tutti, non ti preoccupare. Ovviamente ogni team è importante e il team leader è responsabile di quel team, quindi... Certo. Ma prima non c'erano quelli tipo community, il capo della community sarebbe qua? Non c'è più questa figura qua? In che senso? Prima mi ricordo che il livello 5 mica era, doveva anche rappresentare un po', fare un po' da community manager, no? Allora, guarda, sinceramente non so esattamente questa cosa. So che il nostro coordinatore regionale era Cristiana, a livello 4. Ah, cavolo, Cristiana. E tra l'altro era anche la coordinatrice dei coordinatori, quindi era anche... Vabbè. Il boss dei boss dei boss. Il boss dei boss dei boss, esatto. Esatto. Beh, adesso non è che sia cambiato molto, è ancora... Una figura il boss molto... dei boss, questo dei è boss. Boss dei boss. Ah, un boss in meno. Okay. No, adesso è cambiato un po' il sistema e ci sono altre cose sì, non ti lunghe da spiegare. Non entrare troppo nel dettaglio. Bene. Quindi dopo livello 3... No, aspetta. Oh. Basta. Le judge, che livello è? Livello di un GP? Livello 5, no? No. No. I livelli 4 e 5 non ci sono più. Quindi no. Sarà sempre un livello 3, ovviamente con esperienza, cioè... Gli ultimi GP che hanno fatto, gli judge erano praticamente sempre gli stessi, erano ex livelli 4 e 5. Professionisti sono stati, ci sono stati anche dei nuovi livelli, dei livelli 3 al tempo, quindi quando c'erano ancora i 4 e 5, dei livelli 3 che hanno... fatto dei GP. Tipo per esempio Calle, adesso non mi ricordo il primo dove l'aveva fatto, ma era qua in Europa, mi sembra. Certo. E aveva fatto per la prima volta capo arbitro. Poi mi ricordo Emilien Wild, un altro, un L3 del Belgio, credo, che anche lui ricordo che era un L3, non è mai stato L4, però ha fatto anche lui capo arbitro di un GP, credo l'anno scorso, nel 2019. Okay. Quindi praticamente per diventare judge si fa un test, quindi bisogna studiare. Poi ci sono vari livelli, quindi 1, 2, 3, 4, 5 non ci sono più. E in base ai livelli ovviamente hai responsabilità, competenze, più benefits e roba del genere. Quindi e per fare un GP invece basta fare la richiesta che vuoi candidarti per il posto di arbitro e se ti devi essere tra i primi, immagino, cos'è? Il dito più veloce? Non so, cioè ti no, prima assolutamente, degli altri? Assolutamente no. C'è una finestra... temporali in cui tu puoi applicare, cioè tu come chiunque può applicare, una volta chiusa questa finestra, dopo un po' di tempo loro valutano bene, anche perché devi mandare uno scritto, una presentazione, chi sei, cosa fai, perché tu sei importante e perché loro dovrebbero prenderti per questo loro torneo, cioè bisogna essere convincenti. Una lettera motivazionale, diciamo. Sì, presentazione motivazionale. Okay, e loro poi si mettono lì, chiedono anche pareri. Cioè, so che andava così, probabilmente poi le ultime no, ma all'inizio, al primo GP che ho applicato,
chiedevano pareri ai coordinatori regionali della nazione, di quell'arbitro che ha applicato, per chiedere: oh, ha applicato Tizio, com'è sto Tizio? Vabbè, Bravo, cioè, vengono normale, è presi. normale, è normale. Si fanno un po' di referenze, dai, normale. Certo. Ma come è giusto che sia, No, ma perché certo, perché poi non è che comunque sono con... eventi importanti. Ah, non è che prendi Vasoi appena a livello 1, cioè che storia è? Lì chiaro, subito out. Ti manca un po' Sono arbitrare? capitati dei livelli 1 ad un GP, ma io li ho visti tipo al price wall, piuttosto che a fare operazioni da staff. Ok, molto operativi, diciamo, molto operativi nel senso su mansioni molto Tipo dividere le terre, standardizzate. no? Tipo più o divide meno, le bravo, terre. A dare le bravo. promo, quello no, troppo responsabilità. Dare Eh sì, la promo anche. GP foil. Tipo, al day Mettitelo 1 in non tasca. vedrai un L1 arbitrare il GP, ma probabilmente lo vedrai ai 6 di evento a fare operazioni di staff. Quello che ho fatto io al mio primo GP. Vabbè, ci sta, dai, un po' di gavetta, è giusta anche, dai. Tra l'altro, c'è stata una bellissima cosa proprio al mio primo GP Firenze 2015. Al day 2 mi hanno fatto arbitrare un Modern da 80 persone, credo. E avevo anche altri due arbitri che potevano aiutarmi in questo torneo. Sottoposti, sottoposti, È infatti. stato molto bello perché era il mio primo GP e mi avevano fatto fare capo arbitro a un Big Modern, era tipo, quindi, che tra l'altro è andato molto bene, quindi Quando c'è Sandro Rino, dai. talento. sono stato veramente soddisfatto da quel torneo. Ho ricevuto un feedback negativo da entrambi. Perché poi a fine torneo Sottoposti. Vabbè, si usa sempre, sì, no, è brutta quella parola, sottoporsi. per ridere, per invidiosi dire. di merda. Ah no, No, non si poteva dire. colleghi, colleghi, ah, Colleghi, colleghi. inferiori però. Vabbè. Feedback negativo, in che senso? Si usa di solito appunto a fine torneo scambiare qualche parola, questo potevi farlo meglio, quell'altro l'avrei fatto in un altro modo, secondo me sei stato troppo duro Cattivo. in quella situazione, cose del genere, no? Si scambia un po' di feedback per crescere, per imparare, purché appunto siano costruttivi e non per lagnarsi e basta. Perché... Ovviamente sono sottoposti, tra virgolette, cioè altri judge che non è che conoscevi, cioè non è che li hai scelti tu, ti hanno assegnati, Me giusto? li hanno assegnati, non È conoscevo nessuno dei randomico, due, ok. tra l'altro mi ricordo solo che era un tedesco Già. e uno spagnolo forse, però non mi ricordo. Tedesco Vabbè, sicuramente. E tra l'altro avevano molta più esperienza di me perché loro erano tipo al quinto o sesto GP, io ero al primo, quindi. vabbè. Ah, che scarsi, vecchio. Più esperienza sotto il boss, Madonna. Beh, ma Sotto questo non quello vuol che dire divideva le terre. niente. Già di Il livello giorno 1. prima divideva la terra, il giorno dopo capoarbitro, pazzesco. Vabbè, vabbè. E niente, il feedback era: non hai fatto pausa. Cosa vuol Mamma dire? mia, allora Allora, volevo mangiare venivo questi. da una realtà leggermente diversa, dove le 80 persone, 100 persone a un torneo era normalissimo. Tipo, non so se ti ricordi i tornei di Bubbo, si Oh, facevano sempre sì, 100, certo, sì, sì. 120, 140. Dopo racconto l'episodio per come ti ho conosciuto. Ecco, e io non me lo ricorderò perché io Me lo sono una memoria. ricordo io. Proprio incisivo. E quindi io ero abituato ad avere tanti giocatori e non facevo quasi mai pausa perché volevo avere sempre tutto sotto controllo e ho sempre fatto fatica a delegare cose. Cioè, preferivo mangiarmi magari il panino mentre stavo lì in piedi e vedere come andava la situazione, perché se andava qualcosa storto, ovviamente la colpa era mia. Vabbè, vabbè. Quindi... Che lavoratore. Vabbè, sei lavoratore vero come nella vita reale, visto che lavori come un matto maledetto, quindi ci sta che c'è la testa che è fatta così. Che ora mi sono già dimenticato. Vabbè, ti manca un po' arbitrare, Ma mi suppongo. manca tantissimo, mi manca tantissimissimissimissimo perché è bello per me, mi piace proprio, mi piace tutto dell'arbitraggio, Una dalla vocazione, come ho detto. gestione del torneo, star con le persone, con i giocatori, rispondere alle domande, star con le persone più o meno. Ehi, ma dai, a tutti, ai più sicuro ero con te. Quindi la gente mai non lo sa, dov'è che arbitri di solito? In che zona?
Così che magari i prossimi GPTQ che ci saranno mai, sperando che sto Covid di questo qua, vabbè, ma il cinese maledetto. GPTQ li hanno tolti e basta. Ormai... definitivo abbiamo... per sempre. Sì, sì, ma già sì, da un anno e mezzo, tipo, no? Sì, 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 sì. Hanno provato a fare dei pre-trial, in realtà, a Brescia, ma erano un po' diversi, erano per non avere troppa gente al PTQ. Però cioè tipo ti qualificavi facendo top 16 ai pre-PTQ, tipo, quindi se erano in 16 potevi andare, poi non pagavi, era per dilazionarli, non per altro. Cioè, così no, ma poi più che altro c'erano due negozi con cui collaboravo parecchio, che facevano magari dei tornei grossi mensili modern, sì. Allora andavo lì ad arbitrare. Zona? Eh? In che zona? Zona Monza Brianza, Milano, Como, questa zona qua. Ora, Claudio, richiesto ovunque, tu non hai ma, idea. No, ma è anche vero che sono, purtroppo qua in Lombardia attualmente siamo solo io e Ratti come livelli 2, quindi... Ratti, diglielo, formato da te ovviamente, cioè, diciamo ma tutto. Due birre. Matteo Ratti, grandissimo, un saluto anche Matteo. Bravo, bravissimo. Dai, ti racconto quando ti ho conosciuto io. Tu non te lo ricorderai, vai. Però io ho uno dei miei primi tornei, non sapevo che dovevo scrivere il nome mio, la lista. per ridere, io giocavo le fatine monoblu e ho scritto Winx Club. E mi ricordo che tu hai urlato in tutta la sala. Di chi è sto foglio che c'è scritto Winx Club? Di chi è? E io. No, non ti ricorderai, ma sì, col microfono, sì. Ma non urlando, proprio dicendo, abbiamo un foglio con scritto Winx Club, chi è? Ah, ma allora forse era un torneo grosso, se avevo il microfono era tipo, non un ovino, ma un torneo di bubbo, però quel giorno là erano più del solito, cioè non eravamo i soliti 40-50, eravamo credo 80-90. Sì, sì, no, il microfono di solito lo uso sopra gli 80. Perché... E lo stesso torneo, mi ricordo che io ho fatto Spellskite, che è una carta che cambia il bersaglio delle cose, e mi ricordo che il mio oppo fa Splinter Twin e gli faccio... dirigo. E mi fa, non puoi. E come non posso? C'è scritto. E fa, non puoi. Io, tra l'altro, questo avversario, non dirò nomi né niente, ha detto, io ho fatto l'esame da judge. E allora, secondo me, funziona così. Io ho detto, no. E sei arrivato tu. Splinter Twin. Stava facendo la combo di Splinter Twin e io c'avevo Spellskite. E faccio, va sul mio. E niente, poi sei andato tu, hai gestito molto bene la situazione, perché lui si era un po' agitato. Io faccio, tranquillo, cioè, io credo che funzioni così. E in realtà poi, vabbè, è andato solo lungo, abbiamo pattato. E no, però no, dai, a parte gli scherzi. Quella volta lì, Winx Club, è stato molto molto divertente. Io mi sono sotterrato. Ad ogni mio torneo, testimone Cire, che tipo... li ha fatti quasi tutti dove c'ero io. Base no. Numero uno. Più o meno. Gruppi. Quando faccio l'annuncio iniziale, eccetera, dico sempre di controllare nome e cognome sulla lista. Giusto? Vasoi. Buongiorno, benvenuti a questo PPTQ. Oggi siamo 50 giocatori. Il torneo sarà formato Real Competitive, quindi si presuppone che sappiate le regole. In caso contrario, alzate la mano e risponderò a tutte le vostre domande. O io, Cira Limarco, già di livello 3, o Alessandro Riva, già di livello 2. Sottoposto. Buon torneo a tutti. E dopo Ale è dietro a dividere le terre. sì, Alessandro adesso va a dividere le terre. Le terre. Esatto. Dai, invece, comunque, come hai conosciuto tu, Marco Cirelli? Vabbè, io Marco, raga, Vasoli. Era uno dei primi tornei, cioè nel senso era... comunque era un PTQ. No, sì. Come si chiamava prima? PPTQ oppure? Come c'era? Tipo nel 2015? Ah, era già da Mica, no? Quindi no, penso pre-PTQ. Penso sia stato un pre-PTQ. Vabbè, che io, niente, sono arrivato un attimino in ritardo, però ero tempo. È 2015, mi sa. O sì, 15, sì, all'incirca, no? Secondo me 15. Non mi ricordo il posto del PTQ, ma praticamente ho conosciuto Alessandro Riva, la gente me ne ha parlato bene, ecco, sto judge qua, se ne fa tanti, è bravo, della zona, prima volta che lo vedo, quindi per dirti quanto ero novellino, tra virgolette, ai tornei, no? L'altro era andato con Stefano Riboldi a quel torneo, mi ricordo ancora. Grazie. Io ti conosco, neanche il tempo ad arrivare, manco il tempo di sedermi, manco il tempo di
C'era lì Marco? Sì, vieni un secondo con me. Faccio... Che è successo? È sbagliato la decklist. Parti con G1 perso. Ovviamente G2 mi legherò a 5, morirò. E così conobbi Alessandro Riva. Però successe che poi nel tempo Alessandro Riva diventassimo ottimi, grandi amici. Quindi abbiamo fatto i GP insieme, altri sai, tornei in giro, cene, aperitivi. Non è che questo indica il fatto che alla prima volta che l'ho conosciuto mi abbia dato un game loss e basta. No, no, no. Dopo tipo anni di amicizia, mi guarda e fa, Marco, faccio, sì Ale, sono io, fa, è un coglione perché hai sbattuto un'altra volta la decklist, hai perso un'altra partita. Quindi per tutti quelli che pensano che gli arbitri siano collusi, Alessandro Riva è... Com'è che raga, si dice? L'amicizia con Giagge... Non esiste, quando fa il Giagge non esiste. Chi sei? Anzi, cioè, no, no, te, no, ne no, da due. Te ne dà due. Stasera mangiamo insieme, ma questo è un game loss. Ci sta, vabbè. Infatti la sera io cosa facevo? Non ci andavo a mangiare con lui, maledetto. Ma questo è il ricordo che ho di Alessandro Riva. L'ho visto talmente tante volte arbitrare i tornei che ormai ho perso proprio il conto. 138 non li ho fatti, però. Sì, ma anche perché tanto penso che lo vedia ogni domenica, eccetera. Cioè, ormai è una solidità, è una... Vabbè, una colonna, è una colonna della nostra community locale, dai, in realtà, perché comunque ma anche c'è perché... no, è vero, ma anche perché poi, tipo, quando, quindi l'anno scorso, due anni fa, quando bisognava chiedere di Alessandro Riva per arbitrare a un torneo, era un parto, aveva il numerino. Ale, ma ci sei, sono qua, guardo l'agenda, sono impegnato fino a settembre, sì, siamo a marzo adesso, lo so, vabbè, ottobre sei libero, Covid, Alessandro Riva morto, me lo ricordo quel periodo, era il periodo dei pre-PTQ, quindi dal 2015 a 2018 o 2019, sì, sì. Se mi ricordo, quei tre anni lì sono stati, cioè 138 sono veramente parecchi, sono veramente parecchi, sia sabato che domenica, li hai fatti tutti praticamente, purtroppo appunto richiedevano un livello 2, a quel tempo c'eravamo io, Ratti e Magni, mi sembra anche grande Magni. E quindi, cioè, erate pochi, ovviamente, super richiesti. Cioè, la Lombardia è grande, ci sono tantissimi negozi, tutti ovviamente volevano fare il pre-PTQ. Io cercavo di, cioè, ho organizzato al meglio, cercando di trovare delle date anche strategiche per non farli sovrapporre, per cercare di farli, che ne so, uno a due settimane di distanza dall'altro, se erano vicini, cioè questo tipo di accortezze, però poi ovviamente non si riusciva ad accontentare tutti, quindi... Vabbè, certo. Ho fatto quel che ho potuto e... No, ma le ti assicuro che l'hai fatto bene anche perché poi, tra l'altro, a quei 138 bisogna aggiungere i GP, Ovino, Nebraska, altri tornei locali. Cioè, vabbè, certo. Non è che ho fatto 138 arbitraggi, ho fatto PPTQ, che è già un record. Poi ho fatto altri tornei. Beh, tra l'altro GP ne abbiamo fatti tanti, tra l'altro insieme. Anche, guarda, GP stavo proprio vedendo poco fa quanti ne ho fatti, perché non mi ricordo e non manco ho tenuto il conto. Cioè, non è che sono mille, ma... E appunto ho notato che nel 2015 ho fatto appunto quello di Firenze, che era il mio... 2016 non ho fatto niente, 2017 ho fatto Bologna, ho detto riproviamo questa esperienza. 2018 dico vabbè dai, alla fine non è così impossibile, il primo mi è andato bene, il secondo mi è andato bene, adesso provo a candidarmi per qualcuno. Allora poi nel 2018 ho fatto, me li sono segnati perché ovviamente c'ho la memoria. Mamma mia raga, numero uno. Professionista. Nel 2018 ho fatto Bologna e sicuramente quasi tutti con te, credo. Amicizia! Bologna, Barcellona, questo era il Barcellona dell'hotel. Mamma mia, raga, quella è stata una di quelle scene. Raccontate l'episodio dell'hotel, allora. Ma ragazzi, ma nel 2018 Alessandro Riva, purtroppo, Dio, cioè, bravo lui, era miliardario, io non lo sapevo. Uscire tranquillo. Allora, i GP con Alessandro Riva funzionano così. Bella zii, come stai? Bene Ale, tutto bene? Tu sì, tutto a posto. Ascolta, guarda che c'è un GP Barcellona, domani mi dai conferma, si parte il domani, assisti giù per noto. Vabbè. E faccio, guarda, sono un po' impegnato, ho detto, vengo, fai tutto te. Va bene. Allora mi fa, vabbè, Ciro, ho preso tre notti, giusto, venerdì, sabato, domenica,
di hotel più volo 360 cosa? Euro, hotel più volo. Ah sì, zio, cioè, madonna, quanto costa andare a Barcellona? Minchia? Ah vabbè, ma ho preso un hotel favoloso. Tu scendi dall'hotel, esci dalla porta, c'è il GP, raga, ed era vero, eh. Il problema è che erano solo 70 euro a testa a notte. Cioè, vabbè, oh. 70. Vabbè, non è che siamo tutti poveri come te, eh? Cioè, non è che... E infatti... Lì è stato ovviamente anche un errore mio di inesperienza, perché era la prima volta che prenotavo all'estero. Hai quindi... semplicemente cliccato quello che era sconsigliato sul sito. Sì, sì, ma sì. No, ma l'hotel ovviamente era poi bellissimo e bianco, cioè aprivi la porta, attraversavi la strada, eri in location, quindi spettacolare. Poi era, credo, luglio, giugno, comunque... Luglio. D'estate. Quindi... estate, quindi c'era già un sacco di gente, quindi i prezzi erano già più su. Sì, bel weekend quello, eh? Il weekend però... del Gay Pride c'era, non so se ti ricordi. Ah, era quello, non era quello. Sai, hai visto quanti uomini nudi abbiamo visto? Illimitati. No, aspetta. No, non c'è niente di male. No. Confondi, perché l'anno scorso siamo andati ancora... Sì, siamo andati ancora a Barcellona. No. Zio, Barcellona era 2018, che eravamo io e te, e dopo ci ha raggiunto la Vale e l'amica, ti ricordi? Sono 100% sicuro. Ma non siamo andati tre volte in tutto Barcellona? La Madonna, Alessandro, come fai a ricordare? Io non mi ricordo. Vabbè, fa niente, benissimo. Fa niente. Poi, qua altri fatti? Sì, comunque mi ricordo, eri stato lì anche a fargli i filmati, se mi ricordo. Ah, raga, il PM per i filmati 5 ore a video, quando volete, ve li do. Iscrivetevi al Patreon, che non ho. Poi, all'OnlyFans. Quindi, 2018, alla fine ho fatto 4 GP in totale, Bologna, Barcellona, Torino e Liverpool. Te la ricordi Liverpool? Bellissima. Il giro carne Liverpool eccezionale. Oh, Liverpool. E 2019, poi ci ho preso ancora più gusto, quindi mandavo sempre più richieste. E abbiamo fatto, mi sa che c'era in tutti, credo. Praga, Londra, Cracovia, Birmingham, Ghent, Lione e Bologna. E Lione c'ero anch'io. Il mio primo GP dal ritorno. Non c'ero solo a Birmingham io, perché non potevo, perché era il mio compleanno. Tipo. Ah, è vero. Quello di papà, non mi ricordo. Comunque, scusa, non ricordo neanche con chi sono andato. Da solo. Sono passati troppi anni, zii. Uno. Uno e mezzo. No, però questa cosa di viaggiare, fare i GP, mi manca veramente, veramente tantissimo. Cioè, io non vedo l'ora che riaprano tutto quanto e... Quindi cosa sta facendo un judge adesso in quarantena? Già, è vero. Niente. È vero. No, scherzo. Niente. Adesso va a giocare, va a raccogliere i funghi nei boschi. Ah, a dividere i funghi nei boschi. Com'è la storia invece di judge adesso? Cioè, nel senso, visto che non fanno... Vabbè, c'è il COVID, ok. Ma post-COVID, ovviamente nel momento in cui riapriranno, hanno intenzione di... tenere tra virgolette i judge, cioè ci saranno comunque ancora livelli, roba del genere, o poi allora, tornei, alzo, no? Dall'anno scorso c'è Judge Academy, attraverso questo sito, faccio una piccola parentesi fuori dalla domanda che mi hai fatto, dei giocatori che vogliono diventare arbitro attraverso questo sito possono provare a fare dei test e provare poi a diventare arbitri. Gli arbitri in questo momento stanno, cioè chi è proprio legato al mondo Magic, chi è proprio tanto dentro, non può fare a meno di arbitrare, cerca di arbitrare dei tornei online, che comunque ne stanno facendo, alcuni richiedono arbitri. E quindi adesso non so precisamente come funziona, perché non ho mai provato a farli. Ho seguito però una conference dove spiegavano come iniziare, come fare, cosa bisogna fare, grandi linee, eccetera. Quindi sostanzialmente un arbitro ora o fa degli arbitraggi online, oppure, cioè, purtroppo non c'è molto di casa sua.
Molto da fare, esatto, fa un torneo a casa sua con massimo 6 persone. Esiste ancora questa regola delle No, 6 persone no, massimo? no. Adesso mica saranno 5 No, adesso familiari più altri 5. non lo so, non lo so. No, Vabbè. ogni giorno cambiano, quindi ora No, a che parte che adesso esce. mi sa che non si può proprio e Esatto, anche basta. secondo me non si può proprio. Infatti, ma tanto Io. ora che esce questa puntata, magari hanno cambiato 6 volte, quindi è inutile che stiamo parlando. Bene, ora facciamo una domanda che ti Oltre. ha più spaventato da quando te l'ho Aspetta, chiesto. Vai, dimmi. un'ultima cosa. Oltre ad arbitrare online, ci sono anche delle conference online. Di aggiornamenti. Prima si facevano dal vivo, adesso ovviamente non si può, quindi si fa una conference online dove vengono elencati magari c'è chi presenta degli aggiornamenti, come migliorare durante un'investigation per fare domande a un giocatore, qua di là, degli accorgimenti su come migliorare alcuni aspetti del torneo, la logistica piuttosto che le tempistiche. Quindi sono tutti argomenti interessanti, dei cambiamenti sulle IPG, che sono Penalità. le Studiato. penalità che dicevo prima, Studiato. i Eri cambiamenti delle attento. regole, perché tanto ad ogni nuova edizione praticamente cambiano Un po' le di CR, regolamenti. i regolamenti, quindi aggiungono qualcosa, magari quasi sempre un'edizione aggiunge delle abilità, quindi sono dei cambiamenti da fare, bisogna studiare questa nuova abilità, Meccaniche, come si certo. comporta con un'altra abilità, meccanica, eccetera. Quindi c'è sempre da stare aggiornati perché ovviamente le domande dei giocatori saranno sempre, quasi sempre riferite alle cose Aggiornate. nuove. Beh, certo, un gioco quindi è in continua formazione, questa è l'idea, nonostante adesso c'è il Certo. Covid, giustamente comunque magari sai un po' meno, però comunque devi comunque sempre studiare e fare cose. Ora io parlo per me perché appunto non posso sapere tutti gli altri cosa fanno, però io sto cercando di tenermi aggiornato perché nel momento in cui si potrà riaprire, riarbitrare, eccetera, io voglio arrivare Prima pronto, linea. carico e Abbiamo già il studiato. trio dei GP, eccoli qua. Claudio, conosci qualcuno che vuole dire con me, Ale? Questa... Ti faccio invece l'ultima domandina io prima di chiudere. Si può tramite il lavoro dei judge entrare poi a lavorare nella Wizard of Coast? Non lo so, è una domanda venuta così d'amblè. Allora, so di un arbitro che era L2 che è poi andato a lavorare in Wizard, poi è andato, cioè in Wizard, Magic, in Wizard Italia. esatto. E poi mi sembra che adesso non lavora già più lì. Però non è che, cioè non credo che essere arbitro sia Lo step in più per esatto, non credo sia una roba una richiesta, caratteristica in più che una serve condizione per. necessaria, diciamo. Diciamo che era Esatto, una cosa in più, era una cosa in esatto. più che Esatto. aveva. Vabbè, Cioè, questo è quello che penso io, vabbè. poi ovviamente non so Ci se. sta. Però io sentivo anche in alcuni posti, no? Una piccola critica che fanno ad alcuni judge, chiaramente non tu perché tu sei sempre stato preparato, però capita che dicono che in altre regioni, una volta in dei posti un po' più piccoli, alcuni judge non fossero proprio, capita che forse proprio non fossero proprio preparati per quel formato. Perché c'erano delle domande magari molto basilari sul formato, che tipo, non lo so, Narset che non può pescare una carta in più, no? E magari quel judge là di quell'evento lì non era proprio preparato sulle carte staple di quel formato là. Secondo te è una cosa migliorabile? Un judge dovrebbe essere anche più giocatore? E era quella la critica, che alcuni dicono che magari alcuni judge non sono molto giocatori, diciamo. Allora, ti dico il mio punto di vista, come la penso Vai, io vai. su questa cosa. Non voleva essere una critica verso di te, eh? No, qua è un No, dibattito. Era un ma è una dibattito che era domanda uscito, legittima perché mi è già capitato di sentire questa eh? domanda. Come Quindi il io ti. discorso Splinter Twin Space Kite, eh? Però quello era. Sì, no, 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 ma ti dico, in molti mi hanno fatto una domanda simile, quindi ti rispondo per come la penso io. Allora, io ho conosciuto anche due arbitri che non giocano proprio a Magic. Ed erano arbitri, erano a livelli 1, ma erano arbitri. Come fai? E io ricordo che una volta, tra l'altro, questo qui era diventato L1 prima di me,
E quindi io ero o appena diventato arbitro o stavo per diventarlo, comunque ero lì vicino. E mi ricordo che un giorno gli chiesi, ma ascolta, ma se io faccio un esempio a caso perché non mi ricordo. Questa cosa qua. Faccio Bolt su Tarmo. E nel cimitero, sai la classica domanda? Ah, non ci sono instant. Bravo. Okay. Ma cosa l'ho fatto anch'io tante volte. E lui mi ha risposto, ho provato a cercare Tarmo, ma non capisco a che carta ti riferisci. Cioè, era il periodo in cui Tarmo, cioè, c'era Tarmo Affinity, Tarmo era in quattro per in tutti i mazzi. E questo mi risponde dicendo appunto non capisco a che carte ti riferisci. Cioè, ci sta in parte, cioè stavamo parlando in privato. No, beh, nessuno però pretende che gli arbitri siano tutti dei pro player, eh? Nessuno vuole che tutti gli arbitri siano tipo magni, oddio, che sono rivals o pro league. Però da quella domanda, cioè, io c'ero rimasto un po' sinceramente, perché cazzo, un arbitro. Poi vabbè, io ho fatto prima un po' di anni, un bel po' di anni da giocatore, scarso come pochi, però comunque giocavo, vedevo le carte. Appassionato. Esatto, amatoriale appassionato. Però appunto ho giocato un pochino e poi sono diventato arbitro, quindi avevo già una base abbastanza grossa di carte. C'avevi bella solida, esatto, c'avevi già esperienza, ecco, questa è la verità. Sì. Tornando alla tua domanda, com'è possibile, se si può migliorare questa cosa? Allora, un arbitro sostanzialmente deve conoscere le regole, le interazioni tra le carte e queste cose qua. Quindi non c'è una skill non c'è un... Come lo posso spiegare? Non è che ti fanno degli esami su dei formati. Ah, ma chiaro. Quando fai l'esame, quando studi le regole, tu studi le regole che poi vengono applicate in tutti i formati. Il conoscere le carte più giocate di un formato, di un determinato formato, è una cosa in più che l'arbitro ha. Non è una cosa assolutamente richiesta. Quindi la cosa lì di Spellskite e Splinter Queen, uno può anche non conoscere le carte, le prende, le legge e ti dà la risposta giusta. Mi è capitato di arbitrare parecchi standard e io non ho mai seguito standard. Ho cominciato a seguirlo nel momento in cui dovevo cominciare ad arbitrare dei pre-PTQ standard e non volevo andare lì completamente impreparato, quindi mi andavo a vedere che mazzi giravano, le carte più, tra virgolette, problematiche, che magari avevano interazioni con altre carte. Certo. Ma è una cosa che faccio io e che magari Pinco Pallo, che è un altro L2, magari non fa. Adesso, io certo, penso lo facciano tutti, però può capitare chi non lo fa e chi magari non è pronto a una domanda su una carta fondamentale di quel formato. Magari semplicemente non conoscendo il formato non sai neanche su cosa andare, oppure queste robe qua, no? Penso. Cioè, non è nulla di male, eh. Cioè, ovvio, come dici tu, uno deve sapere le regole, non è che deve sapere per forza tutte le carte a memoria, tutte le interazioni. Però, esatto, sarebbe ma meglio. Ti faccio anche un esempio stupido. Vintage lo arbitro, che ne so, una volta all'anno, se c'è l'Ovino, se c'è il Nebra, cioè, che figata. Se c'è un torneo grande, multiformato, se c'è l'Arcana, se c'è cose del genere. Però sinceramente non mi vado a studiare tutto il meta vintage, tutte. Se capita un'interazione la guardo, ci penso un attimo, do la risposta conoscendo le regole e basta. Ok. Ah beh, certo, ma anche perché conta che comunque ai tornei il giocatore medio italiano pretende che l'arbitro sia tipo Dio, che sia sempre dalla sua parte. Io credo che la visione del giocatore medio sia di un arbitro sia un pozzo di conoscenza che sa tutte le carte a memoria. Vero. Non è questo, cioè non è che sappiamo tutte le carte a memoria. È impossibile. Noi poi siamo tenuti a conoscere le regole, le interazioni e quant'altro, ma le carte non tutti le conoscono a memoria. Beh, posso dire che ovviamente chi gioca anche oltre a fare arbitro, secondo me, è più avvantaggiato, perché
conosce già determinate interazioni. Certo, certo. Cioè, sa già anche le domande proprio. Cosa? Sa già anche proprio le domande, secondo me. Ma sì, sa già le domande che generalmente si fanno. E tipo, avvantaggiato, dai. Mi ricordo appena uscita Cricca, che c'erano Cricca Vendilion, ma c'erano infinite domande. Quando è meglio farla? Ah, ma la posso fare anche in acquisizione? Cioè, domande... Giuste, vabbè, giuste. Era gettonatissima Cricca, e quindi mi ricordo che era uscito anche un articolo, Carta del Mese, che parlava appunto di questa Cricca Vendilion, che proponeva degli scenari e metteva anche delle risposte, cosa accadeva e quant'altro. Ah, tra l'altro, faccio parte, ritornando alla domanda che cosa fanno gli arbitri adesso che sono tutti fermi, faccio parte del progetto Cranial Insertion, dove praticamente una volta a settimana viene pubblicato un articolo e io mi occupo, sono uno dei tre revisori della traduzione, quindi vuol dire che ci sono degli arbitri che prendono questi articoli in inglese, li traducono in italiano. Poi ci siamo io e altri due che siamo i revisori di questi articoli. Una volta che l'articolo è stato revisionato e corretto, si pubblica e generalmente viene pubblicato su EMJ4U, che è una pagina Facebook. Italian Magic Judge, quindi penso che stia la sigla. No, Italian Magic Judge no, perché... cioè, stai parlando del sito internet o del... della pagina Facebook, io. No, la pagina Facebook di MJ è privata per gli arbitri. Ok, scusami. Invece sul sito Italian Magic Judge credo vengano pubblicati anche lì questi articoli. Okay. Sono molto interessanti. In descrizione vi metto tutti i link. Certo. Propongono degli scenari, alcuni semplici, alcuni invece complicati. Quindi è molto interessante, e soprattutto sulle nuove carte. Tipo l'ultimo che ho fatto settimana scorsa, o addirittura 2 settimane fa, o forse anche di più, non mi ricordo, vabbè, avevano appena spoilerato il Secret Lair di Walking Dead. Ah, certo. E c'erano delle domande, tutte domande su queste nuove carte che non avevano mai visto il gioco prima, quindi... Molto aggiornato, quindi. È molto bello, sono degli articoli molto belli con domande interessanti. Ma che carte sono quelle che avete appena detto? Manco lo so, fighe. È uscito un set con le carte di Walking Dead. Ah, vabbè, dopo te lo dico. Dopo te lo ma spiego. Questo qua è un pro player, guarda solo il suo master model. Sì, guarda solo le liste dei pro. Che non ho più. E infatti c'è FB, c'è Cina Biondo pure. Comunque, penso che la bellezza di Magic sia anche questo, che alla fine il regolamento, diciamo che è fatto in una certa maniera, per cui con meccaniche nuove, cambiando anche dei micro regolamenti, alla fine è sempre quello, penso, no? Il discorso più o meno è sempre quello. Più sì, o meno. Ovvio, la base. La base intendo, la base degli aggiornamenti, gioco. Che però sono necessari. Bisogna anche stare aggiornati, per esempio, quando appena è uscito, come si chiama, l'edizione con l'Urrus. Icoria. Il compagno, Icoria. Eccetera. Ecco, Icoria. Lì c'è stato un primo... ruling, una prima dicitura su come usare Companion, poi è stata cambiata subito dopo. La prima errata corrige della storia. Cosa? Non è la prima errata corrige della storia? No, credo. Più che altro su una carta, sull'effetto che c'è scritto sulla carta. Non credo, no, non lo so sinceramente, ma penso ci siano state altre sviste prima di Core. Vabbè, quello più clamoroso, dai. Sicuramente. Comunque, appunto, anche lì, se non sei aggiornato, nel frattempo lì c'erano dei... no, aspetta. No, non c'erano dei... Sì, no, stavo arbitrando qualcosina di Coria, possibile? È possibile che fossero degli eventi locali, perché i GP erano già chiusi. No, erano eventi piccoli... Erano eventi locali. Sì, ho fatto un paio di eventi, mi sembra, che poi hanno chiuso tutto definitivamente, basta. Certo. E ricordo che io avevo fatto un torneo prima e un torneo dopo questo cambiamento, e metà dei giocatori non sapeva di questo cambiamento, quindi fortunatamente mi ero aggiornato in tempo, potevo spiegare cos'era cambiato. Beh, ma guarda che l'arbitro nel gioco, nel torneo, secondo me è fondamentale, che il torneo può essere locale del Friday Night, però tipo, se già tipo in 40-50 persone, secondo me
L'arbitro è una fondamenta del gioco, altrimenti... Magari non ti chiedono neanche niente, però è una cosa che proprio ti dà sicurezza, secondo me. Eh beh, certo. Certo, perché magari il giocatore più esperto in realtà mi sta trassando palesemente, ma io mi fido perché gioca da più tempo, quindi con l'arbitro potrei fare qualcosa senza... Mi faccio trassare come un bigolo. Ma anche ad un pre-release, dove ci sono carte nuove, interazioni nuove, così... Ah beh, certo. Secondo me, cioè, io da giocatore... mi sentirei più sicuro avere magari un altro arbitro che sta giocando, magari anche lui, però sai, capita qualche domanda, glielo chiedo, tanto cioè, si sta giocando così alla fine sicuramente nei negozietti si è praticamente tutti amici, si conoscono quasi tutti, sto parlando delle piccole comunità così, no? Certo. Quindi ci si dà una mano a vicenda e si impara anche. Vabbè, quella è la base. E quindi Claudio, qua siamo arrivati all'ultima domanda. La devi fare tu, però io non me la sento. Dai, me lo dici un episodio divertente che ti è successo ai GP. Dai, su qualcuno che barava in maniera molto buffa, goffa. No nomi. E se vuoi non dici neanche il GP specifico, così... Tipo De Zani... Tipo... Te lo faccio io un nome. Tipo De Zani col tappetino. Ma tipo ste robe qua... Dai, e ce l'hai uno. Su con De Zani, eh? Guarda, sinceramente... Sinceramente non mi ricordo eventi eclatanti, ma neanche medi, non... Dai, nessuno che non... si mangia il bigliettino, si nasconde la carta... No, questo no, non mi è mai capitato. Ho avuto, tra virgolette, la fortuna, se beccavo qualcuno che faceva qualcosa che non poteva fare, anche il lancio del dado... Lì la cosa è cambiata un po' di volte, tipo, ma sapevi che era illegale fa sta cosa? Sì, finita qua, cioè non dovevi neanche star lì a fare domande. Di quando però? Perché ma... magari i due si stavano accordando per la partita e hanno lanciato i dadi, dici? No, erano, si stava andando i turni e... ma poi tra l'altro era un tavolo medio, mi sa che neanche nessuno entrava in top. E niente, per decidere il finale della partita non volevamo pattare, e uno ha proposto il dado, l'altro ha accettato, hanno tirato il dado. E io ero tipo molto vicino a loro, ho visto proprio la scena e ero di spalle, però sentivo cosa si dicevano. Poi appunto mi ricordo che ho parlato con tutte e due, sono stati onesti, infatti, sì io l'ho proposto, sì ho accettato, sapete che era illegale? Sì. E quindi invece che vincere uno di due hanno perso entrambi, squalifiche? allora quella lì è la porta. Vabbè. Ah no, è presente la Judge Station, ci sono delle terre, me ne potresti dividere. No, ma per quello poi all'inizio ultimo turno cerco sempre di dire evitate di decidere la vittoria con metodi che non siano giocare alle figurine di Magic. È vero, lo sento sempre. Io all'inizio dell'ultimo turno dico sempre ragazzi non tirate i dadi, non alzate la carta del mazzo, non... Cercate di giocare tranquilli e basta. Invece episodi in cui tipo magari hai dovuto cercare di calmare le acque, gente un po' agitata, gente che non so, imprecava o impazziva, sei arrivato a fare Superman, ci sono stati qualche giocatore italiano medio aggressivo che vabbè sarà. Ma allora sicuramente ci sono stati dei casi, ma sinceramente non me li ricordo. Però sicuramente ci sono stati dei casi di giocatori arrabbiati, magari perché non piaceva il mio ruling, che era giusto, però andava contro di lui. Oppure situazioni particolari. Ciao Claudio. Perché sta la mano, Claudio? Scusa. Però sono sempre riuscito bene o male a tranquillizzare un attimo, anche perché non mi piace dare un ruling, vedere la persona non convinta, abbandonarli a se stessi e andarmene via. Magari cerco di tranquillizzare un attimo, faccio finire la partita, dopo magari rincontro il tizio che ho visto un pochino agitato, preso male, così, e magari spiego meglio la situazione, spiego meglio perché è andata così, cosa fare magari per prevenire una roba del genere, però cioè, non è che abbandono e... Vabbè, certo. Nel momento in cui invece tipo c'è un oppo
scusami, no, un giocatore che non è convinto del tuo ruling, tipo, l'hai mai trovato, non lo so, tipo a un GP magari o a un torneo in cui magari arbitrate in due o più di uno, che chiedeva tipo il parere di un altro judge perché non si fidava del tuo? C'è mai stato? Sì, è capitato. È capitato. La vivi male? Cosa? La vivi male? No, perché allora probabilmente la prima volta che mi è capitato, le prime volte, sicuramente ci sarò rimasto male, perché anche, cioè, mi sento, diciamo, ferito, no? Cioè, ma come, non ti fidi della mia preparazione e tutto? Poi tra quel tempo ovviamente capita, e soprattutto se capita ad un GP, io sono super mega tranquillo, perché a parte che appellarsi è un diritto del giocatore, non gli piace il mio ruling, può chiedere al capo arbitro. Aspetta che ho perso il filo. Stai scendendo tipo di quando un giocatore chiede un'altra parere oltre al tuo. Tipo, vabbè, un GP è la base. Ah no, aspetta, ecco, bravo, GP. Quindi, a parte il fatto che appunto è un loro diritto chiedere, se non sono convinti del mio ruling, il parere al capo arbitro, la seconda cosa che mi fa stare tranquillissimo è che è una persona che non mi conosce, non mi ha mai visto prima, io non ho mai visto prima lui, e quindi lui non può sapere se effettivamente sono preparato, magari gli sono sembrato un po', che ne so, titubante, ci ho messo un attimino di più a rispondere, non mi ha visto sicuro, tutte queste cose qui, e quindi magari questo giocatore, che la prima volta che mi vede, dice: boh, secondo me questo qua hanno scappato di casa, meglio che chiamo qualcuno che... Capito? E quindi ci sta benissimo, quindi non me la prendo assolutamente. Ho anche da dire che mi è capitato poche volte, tipo in 15 GP mi sarà capitato 4-5 volte, toh. Vabbè, dai, allora dai, la faccia abbastanza rassicurante. Sono parecchi in un GP. No, ma sicuramente l'allenamento in tutti questi anni, in tutti questi tornei, eccetera, consigli, conference, esperienze, un misto di queste cose qui, mi hanno insegnato anche a presentarmi convincente mentre dico qualcosa che so che è giusto. Ok, quindi... Dico io una roba sul tranquillizzare il giocatore. Era il mio episodio che racconto spesso, della Miss Trigger di Titano. Che palle, lo so. Però mi ha tranquillizzato alle riva. Tranquillizzato. Al momento non ero molto tranquillo. Però a freddo ho chiesto scusa. Però ero molto arrabbiato in quel momento lì. E non mi succede mai. E non mi succede mai, però ero molto arrabbiato. Perché ero arrabbiato, perché tanto l'avversario vinceva comunque. Ed ero ancora più arrabbiato di quello. Cioè, proprio vuol dire che aveva proprio una cleptomania inside, cioè, incredibile. Però... Ma il top era recidivo, giusto? Sì, abbastanza. Sì, non diciamo. Vabbè, quindi poi andiamo avanti. No, invece, è tranquillo. Ti posso fare un'ultima domanda che non so se puoi rispondermi, però io la provo. No, ma tanto è solo la quarta ultima domanda. Tu quindi... buttala lì. Vabbè, ma sì, è come l'ultima sigaretta con gli amici, no? Quanto dura? 7-8 ore all'incirca. C'è mai stato, o hai mai visto, magari, episodi palesi di judge... amici di questo giocatore che lo favorissero durante un match? No, non me lo puoi dire o no? Non è mai, No, non ho mai assistito ad eventi simili. Perché questa cosa mi sta altamente sulle balle, quindi sarei sicuramente andato a dirlo al judge e a responsabile. Pure sbirro sei. Pazzesco. Su queste cose sono... Ma ha sentito dire? Cioè, succedesse? Non so, tipo, sai, riunioni di judge in cui ti dicono successo questo pazzesco? Zero? No. Meglio. No. Anzi, io confermo che tu, piuttosto, sei tuo amico, gliene dai due di Game Loss. Sì, ecco. Sì, no, io ovviamente se indosso la camicia non ci sono amici, non ci sono... Finché raga, sulla camicia, esatto. Rispetto reciproco, è corretto. Siamo amici, sì, però... Raga, quella sera che mi ha dato un Game Loss, siamo andati a mangiare sushi comunque, Alessandro Riva.
Ma sì, poi tolgo la camicia e andiamo a fanculo a vicenda. Ma quella volta lì dove gli hai sputato nei piatti? Ah, non dovevo dirlo. No, vabbè, ormai... solo in uno. Però lui non sa quale. No, ovviamente no, ormai hai mangiato, digerito. Oh, scusate, c'è il mio cane che vuole giocare con la pallina e quindi non c'è chance di... non so se c'ho un'altra domanda da farti sui judge, così, però non mi viene in mente. Ma c'è stato tipo un judge invece che ha fatto qualche... porcata, tipo... Non sbaglio di ruling, dici? No, tipo porcata più tipo su... No, sì, anche, o tipo sull'imparzialità. Tipo che magari ha fatto tipo qualcosa per i suoi interessi, non lo so, tipo... che ha boicottato, non lo so, un GP a un ragazzo, piuttosto che ha fatto apposta a trovare qualche inghippo per rovinare il match a un giocatore. Cioè, è una domanda così a caso, in realtà, un'ultima domanda randomica. No, che io sappia, no, non mi vengono in mente episodi del genere, di imparzialità o di favoritismi particolari. Sì, vabbè, comunque Claudio, per sbagliato già, questo non ci dice niente. Questo cioè, no, caro Claudio, perché... di quelle che ci raccontava nome, inizia, abbiamo firmato l'NDA, cioè... Non so, il non disclosure agreement. No, vabbè, no, ma ci sta. Cioè, in realtà penso che siano abbastanza tutti imparziali in generale. Si può sbagliare, sicuramente ci sarà gente che avrà sbagliato ruling. Capita. No, vabbè, sbagliare ruling capita a tutti, capi, esatto. Arbitri dei GP compresi. Cioè, non è che tutti siamo umani, non siamo macchine. Ovvio. Sbagliare si può sbagliare. Ecco, l'importante, che è una cosa che ci tengo a precisare, se un arbitro sbaglia deve andare immediatamente, appena scopre di aver sbagliato, dai giocatori e informarli entrambi. Sicuramente sarà capitato un episodio con uno di voi che torna indietro e vi dico: no, ho cannato su sto ruling, in realtà funziona in questo modo. No, magari con voi due no, però no. Sono sicuro che qualche volta, anche da Mica per esempio, è capitato. Sì. Va bene, ma infatti... Però, vabbè, cioè, sbagliare ovviamente ci sta, perché siamo umani, però l'importante è appunto andare subito a correggere spiegando il giusto funzionamento, perché se questo giocatore che ha subito questo ruling sbagliato va a un altro torneo, un GP, un pre-PTQ, eccetera... E dice, ma lui mi ha detto... Esatto, e fa magari una giocata, perché dice, ma tanto, cioè, io so già come va a finire, perché l'altro arbitro mi ha detto che va così... Capito? Magari ci perde e trasmette un messaggio sbagliato. Certo. Va bene. Io invito tutti in generale ai tornei di alzare la mano per qualsiasi problema, perché non c'è nulla di male, perché alcuni si vergognano o sono timidi. Perché per qualsiasi dubbio, secondo me, anche per le domande più stupide, io ne avrò fatte 100.000 e tipo Bolt su Tarmo l'ho chiesto 70 volte. All'inizio, dai, nessuno lo sapeva. Ma sì, sì. Ecco, una cheat che non so da chi viene, ma so che è famosa. L'unica domanda stupida è una domanda non fatta. Esatto. Mamma mia. È vero. Chiedete tutto, che Claudio tanto text. Siamo qui apposta per cercare di capire. Per cercare di capire e spiegare il funzionamento di anche veramente delle cose banali, che per noi sono banali, per chi ha appena iniziato magari non lo so. Ma anche per noi, anche perché raga, comunque davvero, se voi provate a fare davvero l'esame per livello 1, le domande che ci fanno in quell'esame, che sembra una minchiata, vi assicuro che tre quarti di noi giocatori medi, magari, o anche un po' più bravi, le sbagliano comunque. Parola di Margo Vasoi, visto sottoscritto Alessandro Riva, perché ho sbagliato di quelle domande talmente idiote che volevo ammazzarmi. Quindi va bene, dai, mi ha fatto veramente piacere che sei venuto. Hai visto, Alessandro? Potevamo farti domande molto più scomode. Un'ora di chiacchiere da bar. Sì, sei salvato. Adesso noi con te chiudiamo e poi c'è una chiacchiera solo io e Claudio con tutti i spettatori sfottendoti. Esatto. Vabbè, ringrazio te, Ale. Ringrazio sempre Margo, che è sempre qua a supportarmi, a darmi una mano. Grazie a voi. E buonanotte e buone botte. Ciao, buone botte. Ciao, numero 1, Giaggi, numero 2, 100 PTQ. Ciao.